Quasi 1 miliardo di persone nel 2024 non ha regolare accesso al cibo su questo pianeta e quasi lo stesso numero, paradossalmente, nel nord del mondo soffre di patologie direttamente collegate al cibo, ferite per nutrizione o regimi alimentari sbagliati. Noi abbiamo stilato un decalogo, 10 punti concreti su cui lavorare, ne menziono alcuni, sono ovviamente l'allevamento, un'idea di allevamento che sia alternativa a quello industriale intensivo. Ci siamo focalizzati sul tema dell'utilizzo della plastica usegetta, parliamo di pesca, però diciamo in generale la prospettiva che esprimono questi 10 punti, la prospettiva complessiva è un'altra idea di mondo, un'altra idea di sistema alimentare globale che garantisca innanzitutto la sovranità alimentare a tutti i popoli del pianeta. Slow Food, we put 10 points across. These points are all equally important to consider by the G7, but I want to highlight the role of biodiversity. Without biodiversity, there is no better food system. And it's worrying that the diversity of food, of the species, is going down, and it's going so much into the control of the corporate businesses. So biodiversity is very, very important. Ci piace considerare l'educazione la chiave di volta per cambiare il sistema alimentare, quindi in questo senso abbiamo lanciato un appello per che l'educazione alimentare sia garantita alle bambine e ai bambini d'Italia. Venisse insegnata in tutte le scuole un'educazione alimentare a 360 gradi che non si focalizza solo sugli aspetti nutrizionali, ma che parte dall'orto scolastico, arriva fino alla mensa, passando per la filosofia, l'arte, la geografia. It's important to understand the role of artisans and give priority to the support of small-scale producers, artisanal fishing communities, and also protect the rights and dignity of these producers. So this should be at the center of the political discussions. There is no better food system without people. There is no better food system without the dignity and the livelihood of the communities. La nostra idea è che l'obiettivo principale in questo momento sia un cambio di paradigma che consenta finalmente di trovare il modo di integrare in maniera armonica le attività umane con gli ecosistemi che ci ospitano. Per questo abbiamo chiamato il nostro evento, per Terra Madre Salone del Gusto, abbiamo scelto il claim We are nature, siamo natura, e quindi percepirci all'interno di un tutto che ci include, parte di un mosaico in cui appunto è importante integrarsi in maniera armoniosa.